Da prassi, per ricordare che l'ordine del giorno reca consegna del testo delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio europeo del 29 e 30 giugno del 2023. Ha facoltà di parlare il Presidente dei Ministri, onorevole Giorgia Meloni. Prego. Sì, buongiorno Presidente, buongiorno colleghi. Sono qui per consegnare le dichiarazioni che ho reso alla Camera dei Deputati in vista del Consiglio europeo previsto per domani e dopodomani e del dibattito che ci sarà oggi pomeriggio. E quindi mi fermo qui. Voglio solamente ringraziare il collega Nicita per avermi salutato facendomi notare immediatamente quanto fossi invecchiata. Collega, faccio degli sforzi per cercare di nasconderlo, sto scherzando, ma nel dibattito pomeridiano sarò contenta di rispondere a un paio di cose che ho sentito nel suo intervento. Grazie a tutti e ci vediamo più tardi. Quindi da una parte si dice che noi non dobbiamo tornare ai vecchi parametri del patto di stabilità e dall'altra si chiede di approvare, prima di vedere quali sono i parametri nuovi del patto di stabilità, di ratificare un trattato che prevede i vecchi parametri del patto di stabilità. Temo che sia uno dei tanti elementi che dimostrano come le cose vanno valutate nella loro interezza. Nella loro interezza anche per un fatto di equilibrio e anche per un fatto, diciamo, di maggiore chiarezza su quello che si sta approvando. A monte è un racconto che non corrisponde a verità. Cioè ci si dice a Bruxelles non hanno visto un pezzo di carta. Temo che non si sia molto preparati, perché sono molti e copiosi i documenti che noi abbiamo prodotto per la Commissione europea, per essere precisi rispetto ai tempi di attuazione di un piano nazionale di ripresa e resilienza che non avevamo scritto noi, e rispetto quale le contestazioni che vengono fatte dalla Commissione non sono riferibili a noi. Perché io potrei citarle lo stadio di Firenze, che la Commissione dice che non ritiene debba essere finanziato con i soldi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma non sono stata io a inserire lo stadio di Firenze nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Quindi semmai noi stiamo producendo molte carte, cercando ovviamente di dare continuità per quello che possiamo fare a un piano del quale non avevamo la responsabilità. Quindi non ci sono ritardi, c'è semplicemente un lavoro serio che stiamo cercando di fare, senza fare polemica, guardate colleghi, perché avremmo potuto fare polemica, invece non abbiamo fatto polemica, noi ci siamo messi ai remi e abbiamo cominciato a lavorare per mandare avanti un piano che è importante per l'Italia anche sugli aspetti che potevamo non condividere complessivamente. Perché quando si tratta di interesse nazionale noi ci mettiamo a lavorare. E mi fa specie, francamente, che invece i partiti che hanno di fatto steso il piano sul quale oggi si lavora e che in alcuni casi richiede da parte della Commissione europea delle modifiche siano anche quelli che se la prendono con l'attuale governo. Mi fa specie anche, lo dico, che lo faccia il commissario Gentiloni, che quel piano immagino lo avesse letto prima e che oggi chiama in causa il governo italiano dicendo che bisogna correre e fare di più, ma insomma se si fosse vigilato un po' di più in passato probabilmente oggi si farebbe più velocemente. Evocava la questione dello Stato di diritto, evocava il rischio che la Commissione europea potesse nei confronti dell'Italia bloccare le risorse del PNRR perché noi abbiamo cambiato la governance della RAI. Ora annetto, colleghi, che nel merito, diciamo, se la Commissione europea non è intervenuta fino adesso sulla RAI difficilmente interverrà. Cioè se non è intervenuta quando per la prima volta nella storia d'Italia nel consiglio di amministrazione della RAI non era rappresentata l'unica opposizione esistente nel governo della nazione, difficilmente interviene adesso perché si cambia la governance della RAI. Ma non è questo il tema che mi interessa. Il tema che mi interessa è come se una parte della sinistra, nella speranza di colpire il governo,
cercasse di accendere i riflettori su un problema che sa che non esiste, per tentare di, appunto, colpire il governo, magari mandarlo a casa. Voi vi rendete conto di quanto questo sarebbe grave? Vi rendete conto di quanto sarebbe grave chiedere un intervento esterno bloccando all'Italia le sue risorse e i suoi diritti semplicemente perché non si è grado di battere questo governo facendo opposizione? È su queste cose che bisogna capirci. È su queste cose che secondo me, colleghi, supera il limite, che è il limite che intercorre tra il fatto che noi possiamo dividere quanto vogliamo qua dentro e ci divideremo sempre, e del resto io sono la prima che risponde a tono, lo sapete, non sono una persona che si è mai nascosta, non mi vedrete mai. Stamattina qualcuno si diceva scioccato in aula perché mi ero appassionata nella replica, non mi vedrete mai paludata come insomma magari vi aspettereste, e penso che dovrò preoccuparmi più quando invece non riuscirò a mettere la stessa passione in quello che fa, divideremo sempre. E per carità, non si può dire a me, e non potrei mai chiedere io, che non ho fatto sconti dall'opposizione, di non fare l'opposizione come va fatta, come io ritengo che vada fatta, con decisione, senza peli sulla lingua, non lo chiederei mai. Però cosa diversa è chiedere il sostegno esterno contro l'Italia. Questo è un limite sul quale confido, questo è un limite sul quale confido saremo tutti d'accordo. Aiuto!